Allora, riprendiamo, stiamo raccontando un processo partecipativo di progettazione partecipata svoltosi in un quartiere della periferia di Napoli al fine di, come dire, fare alcuni approfondimenti su metodi, tecniche, eccetera, della cosiddetta progettazione, partecipata. Detto questo, io vi torno a pregarvi di interrompermi, perché nessuno si aspetti che noi continueremo fino alle 13. Alle 13 è una regola, come dire, invalicabile, si mangia, cioè si va a mangiare, per cui alle 13 si chiude in modo. Quindi non vi aspettate che poi se ne discute dopo, perché non riesco ad essere, mi rendo conto che non sono un po' lungo. E quindi se mi interrompete adesso, insomma, se uno ha qualcosa da dire, la dice adesso. Rispettando la regola dell'host che dice che delle cose più insignificative si discute nei coffee break, per esempio adesso stavamo fuori, discutevamo di questo problema, che diciamo così, filosofico, di filosofia morale, a proposito dei progetti, dei percorsi di progettazione partecipata, e che almeno dalle nostre parti, città mediterranee, periferie e così via, la regola dei rapporti è la fiducia. Questo per dirla in sintesi. Quindi, si possono avere tutte le metodiche, gli strumenti che si vuole, è importante averli, è importante conoscerli. Io non sapevo che cosa fosse l'host, ho trovato la cosa particolarmente intelligente, ha funzionato, eccetera. Dopodiché, però, contano i rapporti con le persone reali con cui hai a che fare. Ovviamente anche la fiducia ha le sue regole, e questo costituirà uno dei problemi che noi abbiamo incontrato, nel senso che un rapporto non formale, ma fondato sulla fiducia, richiede che è reciproco. Quando si dice il rapporto è fondato sulla fiducia, non è del tipo abbiate fiducia in me che io farò il bene per voi. Questo, diciamo così, è il politico tradizionale. No, abbiate fiducia in me perché io ho fiducia in voi. Cioè la fiducia funziona se è reciproca, perché se no, se io me ne accorgo, perché noi siamo un po' bestie, per cui ragioniamo col naso, cominciamo a ragionare col naso, io me ne accorgo se l'altro non ha fiducia in me. E quindi tenderò io per primo, ma se questo non ha fiducia in me, allora magari, dopo che ha fatto questa cosa in questo quartiere, se ne va, mi tradirà, non si prenderà più cura di me. Allora, se è così, io, come dire, non lo seguo fino a un certo punto. Questo così accade, per esempio, con gli insegnanti che non riescono a farsi rispettare dagli allievi in una scuola di un quartiere difficile. A me lo raccontavano così, francamente, i ragazzi, in modo semplice. Quella lì o quello lì, lo sapevamo che soffriva il fatto che veniva a insegnare a San Giovanni, perché lei era del Vomero e aspettava di avere il trasferimento a Fuorigrotta, si capiva. Allora, gli bucavamo le ruote della macchina, appena si voltava verso la lavagna la colpivamo a gessetti, eccetera. Quell'altro invece sono cose che avvengono, appunto, si avvertono col naso, diciamo così, di istinto. Si capisce che ci teneva e con quello noi stavamo zitti, muti, lo aiutavamo nel lavoro, eccetera. E così sono cose. Sì. Sempre in merito a questa tecnica dell'host, mi colpiva particolarmente, non l'avevo mai letto in realtà, ma un problema mio evidentemente, la legge dei due piedi. Che se non sto imparando a sufficienza o se non mi sta interessando, se non mi sento particolarmente produttivo con quel gruppo lì o in quel punto là, mi alzo, mi sposto, un altro gruppo, Sì. ecco, la leggevamo così dalla slide Sì. precedente. Ecco, questo fatto qua, che sembra tutto il contrario di ciò che ci insegnano a scuola, stare zitti, fermi, bloccati per 4-5 ore, così ovviamente, alzando la manina, insomma, tutto un po' più ortodosso, più regolare. Rispetto a quell'esperienza dell'host che ora ci stai presentando stamattina lì a Napoli, o in generale rispetto agli host che hai frequentato, se questa legge dei piedi poi alla fine riesce a essere vissuta, o se siamo così schematizzati, quindi ti chiedo un commento su questo, così abituati ormai,
dalla prima elementare in poi, anzi anche prima della prima elementare, e che quindi alla fine non funziona. Cioè, io mi barca meno, mi sposto un po' come una mosca da una parte all'altra, ma questo proprio fisicamente. Però ecco, su questo, se puoi aggiungere un particolare punto. No, io aggiungo solamente che quello che dicevo all'inizio, che cioè è molto semplice. Se per esempio ho convocato un gruppo di lavoro su un determinato tema, ma questo poi interessa poco, magari io mi sono iscritto a quel gruppo di lavoro, ci partecipo, comincio a partecipare, poi vedo che la discussione non porta da nessuna parte, è una regola, non solo è consentito, ma è giusto che faccia così, quello si alza, se ne va e andrà in un gruppo. Questa, come dire, è una regola utile, perché invece di stare a dire ma non lo costituire a fare una contrattazione, non lo costituire sul gruppo di lavoro, glielo fai fare, che te ne frega. Sto banalizzando molto la questione. Tanto il problema, lo dicevo già all'inizio, si risolverà da sé, lo capirà da sé quando si vedrà che la gente si alza e se ne va, che quello che lui sta facendo, il tema che ha scelto, non è utile. Voglio dire, detto questo, però, qui stiamo parlando di esperienze di rapporto, quindi conta molto il rapporto che si stabilisce. Non è vero che questo tipo di modalità privilegiano appunto la volontarietà e la libertà dei singoli, dopodiché comunque alcune regole ci sono e sono chiare e quelle vanno rispettate. E il tutore della discussione deve agire, intervenire perché queste regole siano rispettate. Non interviene nella discussione, però per esempio se in un gruppo uno fa, come si dice, il capozziello e sta trattando il gruppo come se fosse un'assemblea per uscirsi con un ordine al giorno su una determinata cosa, prova a zittirlo. Primo. Secondo, i tempi sono fondamentali, cosa che io purtroppo non sto rispettando. È molto difficile rispettare i tempi. I tempi sono fondamentali. Ogni sessione di gruppo di approfondimento deve durare un'ora, un'ora e mezza, se no non ne riesci a fare tre. O due almeno nel corso della giornata, diciamo due se come minimo, perché la seconda ti serve come riserva. Abbiamo discusso questo tema, ma si spacchetta in due temi perché è meglio fare così. Cioè, almeno una seconda per correzione ti serve. Quindi i tempi sono fondamentali. Terza regola rispetto alle cose che diceva Massimiliano, eccetera. Colui che è istituzione in quel luogo e che ha nella vita di quel quartiere un diritto di parola superiore a quello degli altri, in una cosa come l'host è meglio che non ci venga proprio, ci venga come osservatore, ma è meglio che lo si fa vedere solo a fine giornata. E questo può essere il presidente della circoscrizione, l'assessore, anche il parroco, perché non perché siano cattive persone, ma perché è ovvio che hanno, come dire, istituzionalmente il diritto di parola, e quindi la loro parola finisce per pesare più di quella degli altri. Se il tuo scopo è quello di far discutere, responsabilizzare delle persone, in fondo pensate che uno se sta facendo un'esperienza di responsabilizzazione di un frammento significativo e esemplare di una comunità. Non funziona se nella discussione c'è l'assessore, allora a quel punto l'assessore cambia, e come diceva Massimiliano prima, e tutti quanti cercheranno di tirare la giacca all'assessore, ma allora quando è che si viene a potare gli alberi nel giardino sotto casa mia? Ma questo lo fa in un altro momento, e così via. Anche questa è una regola che va convenuta, altrimenti non ottieni quello che volevi ottenere. È un altro tipo di cosa che si può fare. Cosa invece ha funzionato? Ha funzionato, appunto, ripeto, le persone più impensate. Certo, sono venute le solite persone un po' per bene delle associazioni, i ragazzi più ordinati di scuola, però sono venute anche delle persone, tra virgolette, un po' abitualmente, come direbbe, un po' selvagge. In un contesto del genere la cosa ha funzionato perfettamente, liscia come l'olio, perché quando tu dai, appunto, tu non chiedi all'altro di avere fiducia in te, tu dici io ho fiducia in te che tu sarai capace di fare una buona discussione. A quel punto la persona, non fosse altro che per orgoglio, si dà da fare, è emerso un senso di responsabilità, capacità ideativa. In un'atmosfera di libertà ti escono le idee, se non c'è libertà non ti escono le idee. Nel processo
più che un buon rapporto fra rappresentanti istituzionali e questa rete, che non è stato un rapporto molto felice, il rapporto buono è stato con i progettisti. Molto spesso il tecnico, c'è un vecchio tipo di tecnico, che è quello che nel senso americano la parola, c'è quello che fa l'advocacy, cioè quello che l'avvocato, cioè quello che si prende cura di io sono il tecnico bravo, io disegno bellissimi pezzi di città, oppure io difendo i debiti in tribunale. Allora si erge a tutore degli altri. Qui non ti serve quel tipo di tecnico, ti serve quello lì. Io so fare questo mestiere, metto questo mestiere, partecipo a una discussione, a un processo di questo genere, con gli elementi del mio mestiere e li scambio con i tuoi, che sono conoscenze del territorio. Questo invece è un rapporto molto più fertile. Dei tre focus, lei mi chiedeva, appunto, uno fallì, per esempio, dico un paio di fallimenti. Uno, perché nel focus che doveva discutere del problema della carenza dei servizi nel quartiere, attrezzature, eccetera, praticamente venne il presidente della circoscrizione e fece un comizio. Allora non si discusse di nulla. Un altro focus, come superare la barriera ferroviaria, c'era un tecnico, appunto vecchia maniera, ma io ho il progetto giusto, e voi non siete competenti, voi non capite, e allora, come dire, si creò conflittualità con le persone. Un ultimo esempio, per capirci, c'è il problema della ferrovia che passa. Allora è ovvio, io che non ho il sapere esperto, e non faccio l'ingegnere ferroviario, sono maestro elementare o sono venditore ambulante, che ne so io delle ferrovie. Io ti dico la cosa come la vedo dal mio punto di vista e ti dico che sarebbe bello se la ferrovia passasse sotto e io potessi passare sopra. Non lo so che nella regole delle ingegnerie ferroviarie in quel caso questa cosa non è possibile. E quindi dirò questo. A quel punto, se il tecnico deve avere la pazienza di capire che la persona ha espresso quella proposta con gli strumenti del proprio sapere e tu devi cogliere l'essenziale della sua proposta, non il dettaglio tecnico che magari è impossibile a realizzarsi perché sotto non si può scavare perché c'è una falda, faccio per dire. È inutile che gli stai a fare la lezione. Cerca di capire l'essenziale, che è quello di avere una facilità di passaggio, e proponigli un'altra soluzione diversa da quella che lui dice, che però soddisfi l'essenziale che lui ha proposto. Benissimo. Processo successivo. A questo punto, quindi, l'OSS ti serve per fare un'agenda delle questioni, quel famoso rapporto. A quel punto dobbiamo fare gli approfondimenti. Aprimmo in un locale, un laboratorio locale, e cominciamo a selezionare i temi, distinguendo fra i temi, come dire, fisici e quelli sociali. In genere i temi fisici sembrano i più semplici. In questo posto dove c'è Sterpaglia voglio fare un giardino, perché è semplice, si vede, te lo riesci subito a immaginare. I temi sociali più complicati, l'esperienza dimostra che magari invece non è esattamente così. E poi facciamo anche dei tentativi di animazione sociale. Questo era il laboratorio di quartiere, il piano terra di una piccola stazione ferroviaria che stava su un luogo. Qui c'erano... Che cos'è? La prima cosa che pensammo di fare era, su un tema fisico, un laboratorio progettuale. Che cos'è un laboratorio progettuale? Allora, quando lo fai? Lo fai quando poniamo il problema che qua si è discusso molto, quella che viene chiamata cosiddetta discarica. In realtà ho capito che non è discarica, certo ci sono rifiuti urbani, ma era un luogo dove una determinata ditta, altre persone, scaricavano materiali da costruzione e roba del genere. Diciamo la cosiddetta discarica. Che ne facciamo della cosiddetta discarica? È un luogo fisico, quindi c'è un problema di questo tipo. Allora, innanzitutto, come sempre, fai sempre preventivamente, il mese prima che devi fare il laboratorio progettuale, un'indagine ascolto mirata. Se sto parlando di questo, allora io con chi devo sentire? Quelli che abitano di fronte, però poi forse pure a quell'altro gli può interessare. Insomma, cerco di selezionare le persone che possono essere interessate all'argomento. La durata è un pomeriggio di lavoro. Trattando di un tema fisico è molto concreto, devi arrivare a vedere per quanto possibile
quello che si è in qualche modo pensato. Quindi si lavora con un plastico tridimensionale, tra un po', tanto vale, passiamo all'immagine. C'è il tavolo di lavoro, in mezzo c'è il plastico fatto col cartone, insomma, lo fecero un gruppo di ragazze che lavoravano con noi, dove la particolarità di questo plastico è che praticamente non è tutto azzeccato sopra uno sull'altro, ma puoi spostare gli oggetti. Ovviamente la chiesa o il campanile, quella azzeccata a terra, nessuno la può spostare, però gli elementi di progetto sono rimovibili, le cose nuove, no? Posso decidere, in modo tale che io vedo subito se questa scala la nuova che devo fare per superare la ferrovia la faccio qui o la faccio qui, si vede subito l'effetto che fa. Quindi le cose che si possono inserire sono elementi mobili, per cui si discute già immediatamente. Ma guarda, se lo metti qua, però, che ne so, l'accessibilità è più complicata, prova a spostarlo più in qua. C'ha questa impostazione di maggiore concretezza. Ci parteciparono una trentina di persone con questo plastico sì, che è successo? Come levo questa cosa? Ecco qua. Il confronto intorno al plastico, va bene. E uscì fuori alla fine una certa idea, ma adesso è inutile entrare nel dettaglio, che era come riutilizzare la vecchia stazione. Altra cosa, altro spunto. Ah, qui da questo punto in poi le mie schermate sono schermate, purtroppo ho avuto un incidente, si è perso il file e per cui in mezz'ora ho dovuto rimettere dentro, per cui fortunatamente non ci stanno le mie scritte così noiose e via dicendo, ci sono direttamente le immagini, meglio così, perché ho dovuto ricostruire il PowerPoint da questo punto in poi. Questo mi dà occasione per dire un fatto, la festa nel laboratorio, e cioè ogni linguaggio ti consente, fa esprimere delle determinate persone e ti consente di scoprire determinate cose. Quindi quanti più linguaggi usi, tanto meglio è. Noi a un certo punto un gruppo di ragazzi che chissà come, insomma, ci dava, era un po' presente nel laboratorio, eccetera, eccetera, dove vogliamo fare una festa a fine maggio, una festa dedicata al mare. Manifesto l'hanno fatto loro, la festa l'hanno fatta loro, noi fornimmo solo quel minimo di supporto che era necessario per lo svolgimento della festa. Beh, facemmo la mostra, cosa che avevo già fatto in quel quartiere anni prima con una scuola, cioè vedete di scoprire così reperti andando a frugare nel cassetto della nonna di cose che testimoniano il rapporto col mare, il biglietto d'ingresso ai bagni della regina Elena, piuttosto che ne so, insomma, un vecchio dépliant del Grand Hotel Miramare che non c'è più e cose di... E per cui la mostra era cosa di questo genere qua. Ovviamente questo tipo di modo di fare, questo tipo di cosa, tirò fuori l'interesse di un sacco di persone che non avevano mai partecipato né all'host, né ai focus, né al laboratorio progettuale, che però una cosa di questo genere ci vengono, perché si utilizza un linguaggio di tipo diverso. Venne tutto un pezzo di popolo che, come dire, quelli là che hanno la passione marinara al quartiere, sono scommetto che la città vecchia, se parli di mare, ci stanno la città vecchia, qua voglio dire, ex città vecchia, ora case bianche, provenendo dalla città vecchia ci sono un sacco di esperti di mare, sicuramente. E se magari tu butti un'esca di questo genere qua, una festa di San Giovanni a mare, voglio dire, è possibile che escono fuori un sacco di persone che a una discussione tipo questa non verrebbero mai, perché stai usando un altro linguaggio. Il linguaggio della... poi ci fu la festa, il complesso, la cosa, i balli, le cose, eccetera, eccetera. Il linguaggio della comunicazione artistica, anche quello è un linguaggio della festa, cioè della comunicazione artistica, eccetera, è un linguaggio conoscitivo nel quale escono fuori persone e oggetti del sapere che in altri modi non escono, insomma. Quindi fu una cosa abbastanza utile. Poi alla fine decidemmo di... Quel lavoro del laboratorio progettuale sembrava molto concreto, perché quando parli di cose fisiche pare che la cosa sia concreta,
In realtà poi, come sappiamo, in questo paese fare un'opera pubblica è una cosa molto complicata. Il progetto lo fai, però poi dopo ci vogliono i soldi, però si devono mettere d'accordo, il PIRP, il PRIP, questo, quell'altro, c'è, cioè, poi alla fine le cose non si vedono mai. In questo caso invece il tema che avevamo era di tipo sociale. Qui c'era una delle fabbriche più antiche di San Giovanni che il comune aveva acquistato. Poi in fondo c'è la vecchia centrale elettrica, questo è un bellissimo vialetto che stava tra la fabbrica e il mare, di basolato, cioè di pietra vulcanica, questi capannoni ottocenteschi, belli, enormi, vuoti da una vita, eccetera. Il problema era pensare che cosa ne facciamo di questo, che cosa ne facciamo, che attività ci mettiamo, come si gestisce, questo era il tema. Qui, vista dall'altro, è la zona in cui c'è tutto questo. Vedete la linea del Corso San Giovanni, la strada delle Calabrie che dicevo prima, la linea della ferrovia, immediatamente a ridosso della ferrovia, perimetrata con quella linea gialla, c'è questo complesso industriale. Un posto abbandonato da Dio e dagli uomini, quella specie di spiaggia che sta fra la centrale elettrica e questo approdo, no, in mezzo, in realtà è un terreno di riporto, una spiaggia che si è formata quando fecero il molo per la centrale elettrica. Quindi un luogo che nasce male, voglio dire, però è un luogo proprio per questa ragione, poi utilizzato da tutti quelli che non hanno uno spazio, mi spiego, sia persone poco raccomandabili, tipo per esempio c'era uno che teneva un allevamento di cani da combattimento, che non è proprio un'attività proprio per i bambini, diciamo così. Però per esempio era un luogo, io non lo sapevo, però ce lo dissero i giovani del luogo, dove in un'epoca nella quale i rave si portavano molto, ed erano rave, come dire, interregionali, per cui venivano questi tir con sound system sopra, venivano magari da Verona, poi un passaparola dicevano che c'era il rave e qui c'erano improvvisamente 3.000 persone, perché c'erano dei ragazzi del luogo che avevano un buon rapporto con quelli che controllavano il territorio. Poi magari, insomma, c'erano altre sinergie che si realizzavano. Ok, andiamo avanti. Qui c'è stato un incidente, ecco, questo PowerPoint che si è, non fa niente, che si è avuto dei problemi. Allora, come al solito, noi come abbiamo operato? Abbiamo fatto innanzitutto, come al solito, fai sempre, ci immaginiamo un percorso su due tavoli. Chiamiamo questo percorso istruttoria partecipata, dove il tema era: questa fabbrica dismessa, il comune già ce l'ha in proprietà. Dobbiamo decidere che tipo di attività si svolgono in questa fabbrica e come si gestisce questo luogo. Quindi noi facciamo due istruttorie, una di tipo tecnico-amministrativo, che, come dire, che è anche ovviamente necessario farla, insomma, sulla storia del luogo, tutti i vari provvedimenti che ne hanno sancito il passaggio al comune, i vari materiali di progettazione che esistono, eccetera, eccetera. E il secondo, facciamo contemporaneamente anche una istruttoria con le persone del luogo. Anche qui ricostruimmo, oramai tenevamo un'agenda, avendo fatto diverse cose, poi tu rendi pubblico quello che stai facendo, stai su piazza e quindi chi è interessato magari ti contatta. E il tema era questo, il riuso di questo luogo. Ho stabilito che il riuso doveva avere finalità sociali, essere qualche cosa che avesse un'utilità sociale per il quartiere, eccetera. Qui nella discussione, qui mi sono saltate, che fa? Non procede, ecco qua. Nella discussione si sono mescolate insieme elementi, diciamo, di memoria del passato insieme a immagini del futuro. Le due cose hanno reagito insieme, nel senso che, per esempio, qualcuno ha cominciato col dirci: ma io quest'estate ho fatto, dopo la maturità, ho fatto le vacanze in Grecia, sono passato per Salonicco, ho visto che a Salonicco c'erano dei capannoni abbandonati e lì sono stati occupati da un certo gruppo che ci hanno fatto
atelier artistici, un posto dove fare i concerti, roba di questo genere, sarebbe bellissimo se facessimo questo. E un altro che dice, ah, io ho dei parenti che sono emigrati in Argentina, mi hanno raccontato che a Buenos Aires, nei vecchi docks del porto, prima di trasformarli, assegnano questi vecchi magazzini per rivitalizzarli a organizzazioni di volontariato e ci svolgono molte attività, eccetera, eccetera. Quindi avevano nella testa, diciamo così, una serie di immagini di cose che... Poi tra l'altro c'è internet, c'è la televisione e così via. Le immagini, come dire, all'inizio i corni, diciamo, che della elaborazione erano da un lato la memoria, cioè la riconquista del mare e così via, e dall'altro queste proiezioni sul futuro. E quindi cominciamo facciamo una serie di interviste lunghe dove uscivano fuori, usciva fuori questo, l'immaginazione delle persone. Una delle immagini più felici utilizzata, che cominciò a dirigerci verso il tema, era quello, ma io, sempre di un ragazzo, che disse, io mi immagino quel luogo come un alveare, come un posto dove tante persone, tanti gruppi lavorano e così via, e però poi si scambiano anche le esperienze fra di loro, come tante appunto api intorno a un alveare, eccetera. Arriviamo a fare, questa è la parte dove sono saltate le slide, per cui lo dico a voce, queste sono altre immagini di questo futuro, sono luoghi che non stanno lì, sono luoghi che venivano ripresi, dopo abbiamo fatto due rapporti per vedere di studio, per vedere in luoghi del genere, cioè fabbriche abbandonate in grandi città, eccetera, dalla Cina agli Stati Uniti a varie esperienze europee, a Marsiglia c'è una cosa bellissima, eccetera, che cosa ci hanno fatto, come le hanno trasformate, queste erano alcune delle cose. In genere ci hanno una destinazione, come si leva questa cosa? Ci hanno una destinazione di tipo... dove l'elemento, diciamo così, della produttività culturale, chiamiamola così, associata al tempo libero, è un elemento abbastanza caratteristico di questi luoghi. Arriviamo al focus, dopo questo lavoro preparatorio, raccolta di interviste, o accompagnato da mano a mano che ci dicevano delle cose, appunto questi racconti, ho visto a Salonicco, ho visto a Marsiglia, eccetera, noi a questo punto avevamo un tirocinante molto bravo, aveva fatto il Damus a Bologna, sai, di quei tipi che ne sanno una più del... E questo ci ha fatto un rapporto su tutti questi specie di centri sociali un po' evoluti, chiamiamoli così, che stanno in giro per l'Europa. Via via raccoglievamo questi input e li restituivamo sotto forma, sì, questa cosa Damus funziona a questa maniera qua, c'è un'economia di gestione che si realizza per questa determinata ragione, e quindi c'è questo scambio di conoscenze via via faceva lievitare la cosa. Questo è il luogo sotto, vedete il livello di distruzione era abbastanza avanzato, c'erano pezzi che se ne erano già crollati, però gli spazi erano bellissimi, spazi ampi. Poi una fabbrica, allora cosa vuol dire conservare una fabbrica? Dico una mia opinione personale. Non vuol dire tanto conservare il luogo fisico in quanto tale, metterci dentro un museo. Non è questo quello che è significativo. Quello che è significativo di una fabbrica è l'esperienza umana irripetibile che c'è stata dentro e che voi di questa generazione non conoscete. Cioè tante persone che insieme cooperano intorno alla produzione di determinati oggetti, ma intorno anche alla difesa della propria vita, alla difesa dei propri diritti. È la cooperazione di tante persone assieme. Non è così, nel mondo di oggi, non è così usuale questa esperienza di tante persone che in grande numero insieme, ogni giorno alla stessa ora si incontrano, mangiano assieme, lavorano assieme, si aiutano qualche volta, magari confliggono anche fra di loro, però comunque anche questo è un rapporto, fa ricchezza. Questa è l'eredità più significativa della vita industriale. Questo che probabilmente... E ci mancherà quando questa esperienza non ci sarà più, di questa capacità di avere rapporti fra molte persone insieme, non questa cosa che ognuno sta a rete un computer
e io mi sto innamorando di uno di Chicago, sì, ma quando vi vedete? Non lo so, però intanto ci stiamo promettendo amore eterno, eccetera, eccetera. Questo è quello che va conservato e qui arriviamo a un passo dalla soluzione. Facciamo il focus, diciamo, riusciamo a mettere intorno al tavolo persone, fummo abbastanza bravi, che avevano opinioni diverse. Mettemmo sia l'imprenditore, cioè quello che da una fabbrica abbandonata aveva ricavato un centro commerciale, un grande magazzino, eccetera, insieme al sacrestano della parrocchia, il quale era anche il più informato cultore della storia locale, sapeva tutto del quartiere, aveva tutte le conoscenze sulle cose antiche, eccetera, eccetera, al ragazzo del centro sociale che invece il centro sociale che faceva rap, cioè persone una diversa dalle altre, che però avevano in comune tutte quante quelle che avevano un forte senso di iniziativa sul luogo, sul territorio e una grande capacità di legare a sé altre persone, eccetera, in ambienti ovviamente diversi. All'inizio la discussione si divise fra due corni del problema, che c'erano quelli che sostenevano le ragioni dell'economia e dicevano: guardate, ma a San Giovanni dove ormai le fabbriche non ci stanno più, sono chiuse, c'è una disoccupazione che è arrivata al tot per cento e così via, noi abbiamo bisogno di lavoro, dobbiamo essere concreti, che ce ne facciamo di un teatro piuttosto che di un'altra cosa di questo genere qua, perché qui c'è bisogno di lavoro, soprattutto per voi giovani, dovete pensare al lavoro, eccetera. E questo era un corno del problema. Dall'altra parte c'era altri che dicevano: sì, ma una buona società non è fatta solo dal fatto che io a fine mese riesco ad avere i soldi per mandare avanti la famiglia, è fatta anche da un buon grado di vita collettiva, dal fatto che c'è una buona qualità culturale di questo popolo, che c'è civiltà, altrimenti poi se c'è solo quello, poi alla fine quello che prevarrà è il linguaggio del denaro, che porta con sé poi anche che è la base del successo per esempio delle economie illegali e criminali e cose del genere, non serve solo quello, ma serve anche civiltà, cultura, arte, eccetera. E all'inizio nel focus, intorno a questo tavolo, come dire, lo scontro era tra questi due. Poi ci fu una specie di psicodramma e il sacrestano, che ho già citato prima, che era fra i fautori della seconda linea, quella lì più culturale, più civile, cioè sbatté i pugni, che fino a quel momento aveva detto: facciamo un museo dentro, un museo della storia locale, della canzone napoletana, piuttosto che del presepe, eccetera. E disse: no, basta questi musei, non ne posso più dei musei. Facciamo un luogo vivo dove le persone lavorano, magari sono anche capaci di procurarsi un reddito, però intorno a un'attività che è caratterizzata dal fatto culturale, che può essere l'artigianato di qualità, oppure può essere lo studio di registrazione per quelli che si occupano di musica rap e cose del genere. Cioè, trovò il modo di mettere insieme le due cose, le due ragioni, quelle del concrete, dell'economia, del lavoro, dello sviluppo, e quelle invece della qualità culturale e civile di un luogo. Dicendo che poi se queste persone stanno tutte quante assieme, quello che fa i fiori di plastica, come li fa Aldino, che fa l'artigianato di qualità, e quello che invece fa il disegno elettronico e lavora per le industrie delle confezioni, quello che fa il cartonista per quelli che fanno le confezioni, insomma lavori dove la componente della capacità artistica intesa in senso lato, non solo nel senso di quello che fa il ballerino, ma in questa capacità artistica anche quella dell'artigiano, per capirci, questo luogo diventa anche un luogo interessante per l'esterno, perché si fanno mostre periodiche dei prodotti, perché si fa e quindi aggiungiamoci un ostello. Abbiamo scoperto che in un paese vicino a Portici, molto, in un centro storico molto degradato, si era aperto un ostello in un vecchio nastrificio, una fabbrica che fa nastri, si chiama il Fabric, e che è diventato uno dei posti più frequentati di tutta la costiera vesuviana,
Perché non fosse altro che per la curiosità di andare a vedere i canadesi, i giapponesi, cose, eccetera. Perché hanno messo anche un bar a piano terra per cui dove si realizza questo scambio fra quelli di fuori e quelli di dentro. Di fuori l'ostello e di dentro l'ostello, inteso nel senso quello di fuori, quello che sta in viaggio e trova un alloggio economico nella notte che passa fra una visita a Pompei e un'altra a Sorrento, e i ragazzi del posto, perché poi si fa musica nel posto, e per cui questa era questa immagine di questo ostello, possibile perché stava al paese a fianco, li incuriosiva molto, e poi niente, poi anche spazi di attrezzature, cose per il quartiere, eccetera, eccetera. Per cui, alla fine, esito del processo, il processo di progettazione partecipata ha maturato un'indicazione progettuale. A quel punto la cosa era. Arrivammo anche al punto, qua non ho messo più o meno, questo ce n'è un'immagine, perdonatemi, ma qua sono dovuto andare per un incidente avuto nella preparazione della illustrazione. La parte che sta più verso il mare è la parte che ci interessa di questo ragionamento, di un luogo che chiamammo come il distretto dell'industria della creatività, chiamiamolo così, intanto usando un termine del genere, cose che tra l'altro esistono, con un'idea molto semplice. Il capannone, sono i capannoni che abbiamo visto prima, è per definizione uno spazio modulare, soprattutto vedete il primo che sta qui sulla sinistra. La fabbrica come funziona? Sono grandi contenitori, però nella sua vita quella fabbrica dentro ha avuto un'organizzazione di spazi via via diversa. A seconda che deve essere così nell'industria, perché cambiano le macchine, cambiano le cose, cambia l'organizzazione del lavoro, quindi il contenitore è rigido, ma all'interno è molto elastico perché vive la vita produttiva. Quindi è possibile sezionare questi contenitori in tanti moduli. Un amico mi diceva, che si occupa di cose di musica, uno studio di registrazione, che tra l'altro è un'attività che rende, bastano 150 metri quadri per fare uno studio di registrazione, cioè uno spazio relativamente piccolo, puoi fare un'attività che impiega, che fa girare attorno a sé un buon numero di persone. Poi non deve pensare che fa lo studio di registrazione per Brian Eno, che ne so, insomma, no, uno fa uno studio di registrazione anche per quello che poi mette il proprio, o di post-produzione, mette il proprio video su YouTube. Chiunque ho imparato che fa questi mestieri semi-artistici e che poi tira a campare anche così, a Napoli ce ne sono un sacco, però come propaganda le sue serate che poi magari va a fare a una prima comunione piuttosto che a un battesimo, un matrimonio, eccetera, mette il video su YouTube, il che dà mercato a delle persone che fanno la cosiddetta, che ti fanno il video e te lo fanno carino, cioè fare una post-produzione di un video è una cosa che può essere pagata dai 500 ai 1000 euro, cioè è un'attività economica per dire cosa vuol dire concretamente industria della creatività, però può anche essere Aldino che fa i fiori di plastica, oppure può essere a San Giovanni, per esempio, c'è i famosi pastori di San Gregorio Armeno di Napoli, in realtà li fanno in periferia, al centro li vendono, però nessuno sa che li fanno in periferia. Allora può essere, perché in realtà questi lavori si sono spostati fuori dal centro storico. È una finzione dire che c'è l'artigianato al centro storico, perché non ci sta più. Però ci sta in periferia. E perché non lo portiamo alla luce, facendo la bottega aperta che fa vedere come si fa un pastore in terracotta, piuttosto che in cartapesta, come si usa in Puglia. Oh. Questo è più o meno l'idea. Prego. Prego. Proprio come fu organizzata questa offerta culturale? Cioè, nel senso che una volta individuate le varie attività da poter realizzare in questi luoghi, come fu organizzata da parte dell'istituzione? Ah, sia chiaro. Questa abbiamo organizzato la proposta, non E come l'abbiamo si ancora intende, ma fatta. infatti, come si intendeva comunque organizzare da un punto di vista istituzionale? Appartiene alle cose che non sappiamo ancora e che sarebbe interessante riuscire a capire. Abbiamo qualche idea. Riuscire a capire come fare. Anche qui, per dire che la famosa indagine ascolto, cioè, non finisce mai, tu ogni volta devi imparare.
o voglio dire, sapere che c'è un mercato delle, come citavo prima, di quelli che fanno i video per YouTube, c'è un mercato, c'è una gente che campa anche così, lo sai perché sta nell'ultimo rapporto dell'Unione delle Camere di Commercio? O perché c'è l'ufficio studi della Confindustria che te l'ha fatto sapere? No, lo sai perché te l'hanno detto gli amici, perché l'hai saputo al bar, lo sai nel quartiere, che uno studio di registrazione può essere un'attività economicamente valida, perché i ragazzi che diciamo, vanno a caccia di un posto dove possono fare il loro demo e non ce l'hanno e lo fittano volentieri in un posto del genere. Per cui anche questo tema dobbiamo, è quello che faremo adesso, che vorremmo sperare di fare adesso. Non so se... Il processo che è stato attivato, no? Prima era stato criticato, è citato che le critiche erano state mosse perché era in coincidenza dell'arrivo della stagione, politica, diciamo, dei consensi, la fabbrica dei consensi, no? E quando per esempio anche i progetti di solito vengono attivati perché altrimenti i soldi tornano indietro e quindi è un alibi che è molto diffuso dalle nostre parti, insomma, nel fare le cose di fretta perché altrimenti i soldi insomma li perdiamo e quindi la progettazione o è questo o è questo, cioè magari si cerca di fare gli incontri partecipativi, no? Sicuramente, vabbè, io nel minimo insomma che ho potuto cogliere oggi è creare un'analisi, cosiddetta analisi di contesto più condivisa possibile. Comunque, cioè, e questo potrebbe essere un, diciamo, un elemento di arricchimento, di apprendimento collettivo da parte di un processo partecipativo non solo di urbanisti o tecnici, insomma, o di opinion leader o di persone che hanno, diciamo, questo interesse, diciamo, manifesto sul controllo del territorio. Cioè, cosa consigliereste a degli operatori vari, no? Come magari sono qui in questa platea, no? Cosa consiglieresti di contribuire a un'analisi di contesto quanto più condivisibile possibile oppure di perseguire ognuno il nostro progetto e tipo, poi approfittare di questi momenti partecipativi che prima o poi si faranno? Cioè, insomma, cosa consiglieresti? Visto e considerato che comunque tu fai progettazione, non fai... No, io non faccio progettazione. No, nel senso, stiamo parlando di progettazione, sì, partecipata, no? Sì. Quindi in questo senso, cioè, mi viene di approfittare di chiederti questa cosa. No, hai fatto molto bene a chiederlo, perché vabbè, qua siamo arrivati praticamente alla fine, poi dico subito, perché sennò non si capisce nemmeno come rispondo, a che punto siamo. Sì, siamo al punto in cui questa idea è stata raccolta, è diventata progetto, l'abbiamo messa dentro, questo qua è il piano urbanistico della costa, lì dentro c'è questa cosa qui, con tutti i bari, ma perché va bene. Siamo arrivati a questo punto a praticamente al 2000 e no, abbiamo cominciato nel 2005 e la definizione del tutto, poi fissato anche una delibera della giunta comunale che approva il progetto eccetera eccetera, è del febbraio del 2009, quindi un tempo anche abbastanza lungo. Io voglio essere onesto e dire che, per esempio, negli ultimi anni, fra il 2009 e il 2013 e il 2012, non è accaduto nulla. Per cui, come dire, io che ho creduto molto in questo tipo di iniziativa, eccetera, stavo anche un po' depresso. Fortunatamente ho conservato gli amici a San Giovanni, per cui lo sanno che non è colpa mia. Ci vado, mi invitano nei centri sociali, le cose, frequento le persone e così via, però mi sentivo un po' deluso e c'è stata questa discussione che c'è, molto spesso c'è stata, che c'è quello che ti dice ma se poi tu non sei sicuro di garantire il risultato alle persone è meglio che non attivi processi di partecipazione, altrimenti poi c'hai il boomerang della delusione e la gente non crederà più nella partecipazione e cose del genere. E questa è una tesi che ha un suo fondamento, la ripropongo così, pari pari come mi è stata proposta. Dall'altra parte, poi diciamo sono io, sì, vabbè,
Però dopodiché, se tu hai un'occasione in un contesto come il nostro, dove sappiamo come vengono prese le decisioni, vengono prese sulla base di una raccolta molto effimera del consenso, si approva l'opera pubblica prima delle elezioni, si va un pezzo alla volta, giusto perché appunto quei meccanismi che dicevi te, se no si perdono i finanziamenti, andiamo qua, là, eccetera, per cui non si riesce mai a fare una cosa che guarda un po' più nel futuro, non si riesce mai a fare. Questo vuol dire essere concreti. Che concretezza è? Allora, si è, come dire, come se si fosse aperta una finestra, si è aperta una possibilità. Diciamo la verità, noi abbiamo avuto questa possibilità sulla faccenda del riutilizzo della Corradini, questo è il nome della fabbrica dismessa, perché non gliene fregava niente a nessuno, perché nel mercato dell'opera pubblica valeva molto meno del, per esempio, l'intervento di sostituzione di edilizia abitativa in una zona tipo Case Bianche. A Napoli se ne fanno un sacco. Cioè, là vai sul sicuro, perché là tu dici, guardate, voi abitate dentro a certe case che fanno schifo, io mo ho trovato 2 milioni di euro e faccio delle altre case, quindi nuove, e voi andrete a abitare in queste altre case. Facilissimo. Il suolo ce l'hai, ti bastano i canali, finanziamento ci stanno. Le persone, i destinatari già ci stanno. Fai case per quelli che hanno già una casa, per dargli una casa migliore, è facile, li sostituisci. Hai un sicuro vantaggio politico elettorale. Oramai si fa solo edilizia sostitutiva, edilizia nuova se ne fa pochissima, dico in Italia, non è un fatto di Taranto, ma anche di Napoli e così via. Sei andato sul sicuro facendo questo tipo di politica. Allora, se essere concreti vuol dire questo, e allora voglio dire, francamente, però noi abbiamo anche altri problemi, e lo sappiamo, e non è che il problema del lavoro dei giovani e questo e quell'altro è una cosa che serve per fare dei convegni, è una cosa che ti serve anche a farti attivare il cervello, farti venire un'idea. Se si apre una finestra su un oggetto sul quale non c'è molto interesse da parte degli altri, quindi tu hai libertà di lavorarci sopra, ti si è aperta, buttati dentro, come, poi non lo sai ovviamente come andrà a finire, ma qualsiasi impresa che si rispetti è così, tu la inizi e non lo sai come finisce, corro il rischio che ci sia una delusione, e lo so, ma che devo fare, che facevo? Dicevo no, non lo faccio il processo partecipativo perché non sono sicuro del risultato. Questo è l'altro, come dire, l'altra opinione. La via di mezzo è che probabilmente a ogni step devi ottenere qualche cosa, prenderlo e metterlo in cassaforte. Al primo step noi siamo riusciti a ottenere, perché dicevamo, guarda, il nostro capo si chiama Roberto, è un nome che forse è familiare, guarda, vabbè, facciamo subito la delibera, oramai abbiamo l'accordo, la gente è contenta, l'idea che di fare il distretto produttivo, eccetera, eccetera, di quel tipo, piace molto, facciamo subito la delibera che fissa questo risultato. È un pezzo di carta, ma può sempre servire. Fare questo ci è stato utile perché 3 anni dopo il governo se ne esce fuori, periodicamente se ne esce con queste cose, ogni volta cambiano nome ma sono sempre la stessa cosa. C'è il piano città, anche Taranto è interessata dal piano città, si apre la gara fra i comuni a chi ha una proposta, noi abbiamo messo a concorso anche questa proposta, il comune ha deciso di mettere anche questa proposta a concorso e, come si dice dalle parti nostre, senza sapere né leggere né scrivere abbiamo avuto 20 milioni di euro. Perché? Perché tenevi il progetto nel cassetto. Quando uno parla del segreto del successo della Spagna post-franchista che pigliava tutti i soldi dai fondi europei, eccetera, perché loro continuamente progettavano. Allora, secondo passo, abbiamo ottenuto questi 20 milioni di euro. Quindi piglia in cassa e porta a casa, metti in cassa. Posso giurarti che il prossimo, che poi andremo avanti? Non lo so. Ma se io non rilancio continuamente, questo non è un gioco garantito. Il gioco garantito è quell'altro. Ma noi non lo vogliamo fare quell'altro gioco. Cioè quel gioco della gestione dell'opera pubblica per raccogliere consenso, non per risolvere i problemi, costruire pezzi di futuro, eccetera. Certo, quel gioco lì è garantito, è evidente, è più...
Quante opere pubbliche assolutamente inutili si fanno e che hanno solo un'utilità politica? Ce ne sono tante. Quello è un gioco garantito dal punto di vista della sua efficienza politica? Certo che è un gioco garantito, ma, come dire, ognuno sceglie la strada sua, voglio dire. Allora, noi ci poniamo altri problemi. Faccio un ultimo esempio, una più brava di me, molto più brava, che è un'amica che è capo di una associazione che fiancheggia il lavoro della parrocchia. Non è una parrocchiana, come dicono a Napoli, ma fiancheggia il lavoro della parrocchia, c'è una divisione dei compiti. Il parroco cura le anime e lei cura i corpi, questo sostanzialmente è la divisione del lavoro. Lei tanto ha fatto che si è messo in testa che di fronte alla parrocchia c'era una fabbrica più piccola di questa, io mi devo prendere un capannone di quella fabbrica. Ha fatto qualsiasi cosa, diciamo, nel corso del tempo, perché sulla base del principio la sala parrocchiale è troppo stretta per i ragazzi, ma non è stretta fisicamente, lo è anche da un punto di vista, con tutto il rispetto che porto, anche da un punto di vista culturale, perché loro hanno bisogno di uno spazio che anche culturalmente è più libero. Comunque è sempre la casa del parroco, non è casa mia. Certo, vengo qui, faccio attività, cose del genere, però non è casa mia, c'è bisogno di un'altra casa che sia da questo punto di vista più libera, più ampia in questo senso. Poi sta esattamente di fronte. Tanta, è arrivato al punto dal fare una specie di serial che mandava nel web, nella web TV, eccetera, che si chiamava, non mi ricordo, cioè un nome spiritoso, una specie di serial televisivo che era una storia messa in scena dai ragazzi su una lotta fra i ragazzi del posto che volevano trasformare questo capannone in l'oasi, la chiamavano, e invece il cattivo del posto che la voleva trasformare in un centro commerciale. Ha fatto di tutto. Alla fine ci è riuscita e lo ha fatto, senza, appunto, come si dice, sapere né leggere né scrivere. Ovviamente aveva il vantaggio di avere dalla parte sua il Padre Eterno, perché quello è un vantaggio che uno poi, insomma, non è che tutti hanno. È stata anche, però, fino a ci è riuscita a fare una palestra, una ludoteca, un'arena spettacoli, un ristorante dove si mangia benissimo. E insomma, e ovviamente lei è andata avanti, come si dice, come dicono i colti, step by step. Ma non è, quest'anno ottengo questo, sono sicura che l'anno prossimo otterrò quell'altro, non lo so, ma se non faccio questo gioco, io il secondo passo non lo farò mai. Non so se, cioè, non è una risposta soddisfacente sicuramente, però per chiudere, la mia opinione, però si possono avere opinioni diverse, è che sebbene gli esperti dicono che i processi partecipativi si possono fare solo quando si ha la garanzia di dare concretezza di risultato a questo processo, è un'opinione che c'ha dentro di sé anche della saggezza, perché non devi illudere le persone, eccetera. Però ci sono circostanze nelle quali vale comunque la pena attivare un processo, anche perché le persone sono più intelligenti di quanto noi, le persone di cui noi abbiamo la presunzione di prenderci cura, ma in realtà nel fare questo ci stiamo prendendo cura di noi stessi, stiamo dando un senso alla nostra esistenza, non è che stiamo curando degli altri. Sono molto più intelligenti di quanto, cioè lo sanno, e lo devi ricordare sempre, che non c'è garanzia di risultato. Non partecipano a un processo perché è sicuro che alla fine avranno la casa piuttosto che il campo di calcio, eccetera. Partecipano a un processo perché è credibile anche, come dire, umanamente, culturalmente, perché se è così qualche cosa esce, c'è qualche risultato. Detto questo, è saggio dividere il percorso in tante tappe successive. Cioè, è saggio, finisco su questo punto, è la cosa che dovremmo riuscire a fare, riuscire ad avere dei pezzettini del processo che si realizzano prima e fanno vedere il risultato finale. Faccio un esempio. Di fronte a questa fabbrica dismessa, dal lato opposto della strada, c'è un vecchio cinema di quartiere che il comune ha comprato, però come al solito ha comprato, i soliti meccanismi che dicevi anche tu prima, l'ha messo a posto, eccetera, eccetera, però sta sempre chiuso, non l'hanno mai utilizzato. E allora l'idea che
avrei, mo, speriamo di riuscire a farlo, non lo so, sarebbe quello di dire come faccio a far capire che cos'è un distretto produttivo in quella maniera. Lo faccio capire se in piccolo lo cominciamo già a realizzare. È un posto più piccolo, non posso fare 40 moduli, ne posso fare solo 4. E va bene, ne faccio 4. Uno in cui ci sarà lo studio di registrazione dei ragazzi, un altro dove ci sarà la bottega dell'artigiano che fa i pastori, giusto per far capire che cos'è. È una cosa concreta, dà fiducia al processo il fatto di realizzare un pezzettino, perché fa vedere se si completa che cosa potrebbe essere. Questo certamente sarebbe utile. In questo caso purtroppo non è così facile risolverlo, perché l'edificio, gli edifici, il complesso edifici è troppo malmesso, e per cui lo devi fare. Però noi abbiamo deciso questi 20 milioni di spenderli su una parte, di concentrare, non di sparparliarlo fra gli immobili, di concentrarlo solo su sulla parte centrale, che è quella destinata ai laboratori, in modo tale che perlomeno parte quello. Quindi procedere, come si dice, passo dopo passo, questo può essere una cosa. Sì. Al netto tutte le varie esperienze, quindi fatte in quegli anni là, fino a 3-4 anni fa, beh, con questo proseguio, al netto tutto ciò, chiedo a Francesco, no? Che cosa ti è rimasto sulla costruzione di fiducia e di consenso nei confronti di questo quartiere target, di questa popolazione ben raccolta lì. Quindi ti chiedo questo. L'altra cosa ci veniva in mente ora mentre dicevi queste ultimissime battute, poi come avete deciso invece di utilizzare 20 milioni? Perché adesso appunto è stata partecipata anche quella, una volta arrivati i soldi a distanza di 4 anni, i capocci hanno deciso, i tuoi superiori, i politici di Napoli del momento, cosa? Quindi queste due cose. Allora, sia chiaro, è tutto molto casuale a volte. Non lo so, io uso questa metafora, cioè voglio dire, se uno va per mare, no? Sa qual è la direzione, dopodiché il mare non è come la terra, si muove, poi ci sta il vento che ti sposta una parte dall'altra, cioè quando navighi vai a vento, come si dice, cioè voglio dire ti cambi, tu sai solo qual è la rotta, dopodiché di volta in volta ti comporti, muovi il timone in una maniera diversa, cioè a volte capita che andando per mare torni indietro, perché non puoi andare avanti, che non vuol dire. Allora, voglio dire, per cui tutto ciò è molto, l'ho detto, è stato abbastanza anche casuale, proprio perché l'oggetto era un oggetto debole. Si fosse trattato, per esempio, del programma di riqualificazione del Bronx, quello era un oggetto forte, e lì ti scontravi con interessi già costituiti. Come dire, c'è il consigliere comunale che tutela tutti gli occupanti abusivi, gli ha fatto avere la regolarizzazione, c'è come dire, quel capoccia della criminalità che tiene sotto controllo quella scala in quel palazzo. In questo caso era un oggetto debole, un contenitore vuoto, e soprattutto questo segmento sociale del quale non gliene frega niente a nessuno, che è quello, lo dico in maniera molto schietta, non costituisce un interesse corposo, che è quello della cosiddetta gioventù, cioè la fascia di età 15-35. È un, come dire, c'è molta propaganda, ma in realtà se vai a contare le politiche vere, che sono i soldi spesi, le cose che si fanno, eccetera, francamente, loro stessi lo dicevano, il centro anziani l'hanno fatto, l'asilo nido che l'hanno fatto, cioè perché quelli invece sono pezzi di società che pesano di più. L'anziano è uno scocciatore, pesa tantissimo. Provate ad andare a uno studio medico, il vostro medico condotto, saranno tutti quanti là, tu ti sei svegliato presto per cercare di essere visitato al medico, ce ne stanno già 40 dentro prima di te, non hanno un cazzo da fare, sono pensionati, e gli anziani sono prepotenti. I bambini pure sono prepotenti e cose del genere, ma i giovani, questi qua, non contano niente, è un segmento, è un pezzo di società che è poco rappresentato.
se non sono stato convincente, un altro esempio, perché si fa molta edilizia sostitutiva e non nuova edilizia, per esempio edilizia sociale a basso costo per i giovani? Perché l'edilizia sostitutiva c'ha già, e si spendono molti soldi, cioè case per coloro che stanno già in una casa, perché quello è un gruppo sociale che ha una forza, vengono sotto al municipio e ti appicciano i copertoni, come si dice, proprio davanti al portone dell'edificio, perché sono per loro natura organizzati, abitano nella stessa scala e tanto fanno, tanto dicono: noi alle prossime elezioni non andiamo a votare se non fate le case nuove per noi, che queste case qua ci stanno i topi dentro e roba di questo genere. Altri gruppi, la cosiddetta gioventù non ha, come dire, una propria struttura nella vita, per cui voglio dire è un gruppo che riesce ad esprimere combattività, peso. Sarebbe bello aprire una discussione su questo e così via, insomma, ma questa impressione ho, per cui diciamo, rispetto alla questione che tu ponevi, questo era un oggetto debole, per cui la cosa è riuscita ad andare avanti anche un po' per caso. Erano state proposte dal comune 3 opere, questa è stata. Dico che quando adesso si è aperto il tavolo, a questo punto sono stato riconvocato, no? C'è una riunione sulla Corradini. All'inizio ti trovi subito l'architetto che dice: ma guarda, ma perché questa cosa? Facciamo un'altra cosa, potremmo fare un bellissimo residenza per gli studenti Erasmus, cose del genere. Avere la delibera che sanciva il risultato della prima fase del percorso di progettazione partecipata mi ha consentito di dire, ci ha consentito di dire: guarda, tu lo hai già statuito che si fa questo. Quindi il famoso, come dire, risultato parziale che però ti dà forza. Cioè ogni fase del processo devi avere qualche cosa in mano che ti aiuta a superare il tempo morto e a cui puoi appoggiarti. È come se scalassi una montagna, in un certo senso. Dopodiché non sono certo che si riuscirà ad andare avanti. Cioè non di meno. E una delle cose complicate sarà, e con questo forse rispondo anche a una domanda di prima, tornare nel quartiere. Perché nel frattempo quei ragazzi che hanno avuto in mente l'idea di fare l'ostello non ci stanno più, se ne sono andati. Quel ragazzo che teneva il centro sociale e così via, dove c'erano quelli del rap e cose del genere, lo hanno chiuso il centro sociale, perché queste cose hanno anche una durata che seguono le biografie delle persone, non sono. Quindi oggi sono passati 4 anni, sembra passato però è passato molto tempo, soprattutto per persone che hanno, su cui hai fatto leva, che hanno fra i 20 e i 25 anni, perché hanno cambiato la loro posizione nella vita. Sarà molto complicato, e sarà molto complicato la costruzione sociale di questo oggetto, cioè come stabilisco chi avrà diritto a un modulo per fare il proprio laboratorio lì dentro. Abbiamo delle idee, ma se avessimo suggerimenti sarebbe molto utile. Il meccanismo è quello, diciamo, le poche idee certe sono queste. La prima è che tu puoi porre dei vincoli sul tipo di attività, sulle loro caratteristiche organizzative e logistiche, tipo per dire: dato il carattere dell'edificio, la sua posizione, eccetera, un'attività che comporta il carico-scarico di materiali ingombranti non è possibile. Un'attività che comporta l'uso di macchine che pongono problemi di inquinamento acustico di altro tipo, eccetera, non è possibile perché gli spazi hanno queste caratteristiche. Quindi sono favorite quelle attività che fanno leva su un capitale fisso, cioè un'attrezzatura più leggera, e valorizzano molto la forza lavoro. La bottega, le due cose, le due opposti, chi lavora con l'elettronica e chi lavora con l'artigianato di qualità, c'ha questo in comune, è che il capitale fisso è molto leggero, non costa molto, e l'apporto di capitale lavoro invece è molto alto, cioè lavorano molte più persone, dentro a 150 metri quadri ci possono pure lavorare 10 persone, questo voglio dire, mentre se invece la bottega è un fabbro non è così.
Altra cosa, noi ci orientiamo così, l'idea, poi vediamo se l'amministrazione è d'accordo, di avere, è inutile mettere le brache alla vita delle persone, cioè tu stabilisci delle condizioni, dopodiché fai un bel avviso pubblico per manifestazione di interesse, dove cioè dici, l'amministrazione ha fatto il progetto e mo sta aprirà il cantiere per la realizzazione di numero N laboratori, ognuno con queste caratteristiche, eccetera, eccetera. I vincoli sono questi, presentate delle manifestazioni di interesse descrivendo il progetto, le sue modalità organizzative, il progetto che volete realizzare, un po' alla stessa maniera come fa la Regione Puglia quando fa i progetti tipo questo, dei laboratori, roba di questo genere. In modo tale che tu, è la maniera migliore per sapere qual è la cosa più utile, perché devo, a freddo, da dentro l'ufficio, deve essere un tecnico a dire voglio fare la cittadella dell'artigianato. Che ne sai? Può darsi che invece funziona di più quell'altro tipo di cosa. Avendo fatto l'indagine ascolto abbiamo scoperto che lì ci stanno appunto, c'è molto lavoro su determinate cose, ma perché, però dato che la platea è anche aperta all'insieme della città necessariamente, perché non è che puoi fare un bando solo per il quartiere, allora insomma, questo più o meno è lo schema. Dopodiché essere certi che la cosa proseguirà e andrà a buon fine, non lo so. Questa era un'immagine vera, questo non l'abbiamo realizzato noi, lo ha fatto il Padre Eterno, per chi ci crede, è il Golfo di Napoli. Non... Comunque, niente, di? Sì, posso. Devi. Vabbè, due cose. Vabbè, questa iniziativa è stata fatta prima che ci fosse il boom dei social network in qualche maniera, quindi mi chiedo se in qualche maniera i tempi così lunghi potessero essere, come dire, dimezzati utilizzando, che ne so, strumenti di comunicazione un po' più veloci, moderni. E la seconda cosa è che questa iniziativa è stata fatta da un'istituzione, quindi con tutte le agevolazioni, mentre immaginiamo al contrario quando questa iniziativa non deve essere fatta da un'istituzione, anzi deve essere, l'istituzione deve essere convinta a fare una cosa del genere. Sono degli input, non so. Sì, noi tra gli strumenti che abbiamo utilizzato c'è stato anche, abbiamo aperto un sito, lo fai sempre quando fai un'operazione, nel periodo perché velocizza il rapporto di informazioni. Ti dirò però, non è che forse insomma avremmo avuto bisogno di un gruppo di animatori del sito, per queste cose quando le fai, se non le segui, tu fai il sito, lo metti là, però non è detto che funzioni, che abbia oggi probabilmente qua certe cose cambiano anche nel giro di poco tempo. Però io già all'epoca, quando, quindi 2007, 2008, 2009, quel periodo là, vuol dire Facebook già esisteva e anche per esempio notavo con curiosità e anche divertimento che se per esempio gli appuntamenti le persone se le davano tramite Facebook, ma non le persone, quelli come te, con la barba un poco punk, roba del genere. Ma anche le massaie, non si è venuta al ballo l'altra volta, ti ha già scritto su Facebook perché non mi ha risposto. È una pratica di comunicazione diffusa anche con gruppi generazionali e sociali che non necessariamente corrispondono alla, come dire, al luogo comune del... Questo per quanto riguarda... La seconda cosa... Purtroppo noi quando abbiamo cominciato a lavorare su queste questioni qua, fare urbanistica partecipata, sono anche io convinto che sarebbe molto bello se
esistessero dei luoghi capaci, delle strutture, delle associazioni, delle organizzazioni capaci di iniziativa su questi temi, però fuori dell'istituzione. Ora, nella democrazia americana il modello che noi tenevamo era quello dello SPUR di San Francisco. Lo SPUR di San Francisco è una rete, tipo fai conto all'Alta Marea, no? È una rete di associazioni, si è consolidata nel tempo, che oggi sono diventati potentissimi. Non c'è cosa che accade a San Francisco sul quale lo SPUR non convochi un'assemblea, non faccia un host, una outreach, una cosa, un focus, una cosa, cioè, ed è assolutamente extra istituzionale. Quindi è meglio metterla fuori. Allora, ragionando in astratto, a me piacciono molto di più questo tipo di cose. Il sogno sarebbe quello. Che il punto è che però chiediamoci noi, perché noi non possiamo sempre dire che le istituzioni sono cattive e la società è buona. A volte anche la società ha le sue, cioè, non è tanto buona qualche volta. In termini di raggiungimento del risultato è più forse è più semplice che sia un'istituzione a farlo, perché nel momento in cui è un'istituzione a convocare un host, immediatamente poi c'è una delibera senza dover. Mentre se viene da fuori si è più liberi evidentemente di muoversi, ma è anche più difficoltoso. Faccio un esempio: noi abbiamo organizzato a Martina quest'estate un'iniziativa che ha coinvolto tutte le esperienze migliori della rigenerazione urbana pugliese, tutte, alcune. C'era, non so se tu c'eri. Sì, e mi sa che proprio Angelo fu uno di quelli che pose la domanda, tipo, noi abbiamo fatto tante belle esperienze, però non ci mancano gli strumenti normativi perché vengano, come dire, riconosciute. Allora, so che la Puglia si sta dando una legge sulla partecipazione. Quindi sarebbe interessante, per esempio, fare un host sulla legge della partecipazione pugliese. Io partecipai a quello che si tenne sulla legge della partecipazione toscana, lo organizzò Luigi Bobbio, cioè organizzò una consultazione sugli strumenti della consultazione, come fare la legge per la partecipazione. E tra l'altro in Toscana stanno già alla seconda legge, cioè stanno correggendo, ad agosto hanno corretto la prima legge. Ma stiamo parlando della Toscana, che è la nostra, dal punto di vista del civismo, è la nostra California. Cioè, in Toscana, voglio dire, c'è una tradizione molto forte da questo punto di vista. Nulla impedisce che noi ce la possiamo fare in futuro, però questo, voglio dire, significa darsi delle regole, perché se tu fai... Perché lo SPUR diventa lo SPUR? Diventa lo SPUR evidentemente perché ci sono state delle regole fra di loro, sarà nato da una rete... è diventato lo SPUR nel senso acquisito autorevolezza e così via. È però anche ospitale verso punti di vista diversi, non è un partito politico, cioè. Allora, in Italia prova a fare una rete di associazione che il giorno dopo, ogni riferimento è puramente casuale, non viene intercettato da un qualche candidato sindaco che ne tende a farne il proprio movimento politico. Questa è la complicazione. Allora, per costituire, il punto è, per fare gestire processi democratici devi avere autorevolezza e devi dare la garanzia, devi funzionare un po' da essere da garante che questo processo sia per quanto possibile vero, no? Non finto, eccetera. Questo per esempio è una cosa che ce lo dicevano i ragazzi di San Giovanni, ci dicevano è necessario il garante perché fra di noi poi ci appiccichiamo, non so, ci confliggiamo e così via. Allora, l'autorevolezza è necessaria, questo è sicuramente necessario, però l'autorevolezza discende da codici di comportamento. Dal fatto che tu, il codice di comportamento che vuol dire che la rete associativa per esempio non è, come dire, non ha un potere deliberativo, per esempio, deve poter ospitare punti di vista diversi fra di loro, ma non è un movimento che ha una sola opinione determinata, poi in alcuni momenti, alcune cose sì, ma non necessariamente tutto. Insomma,
l'autorevolezza ti è data da un codice di comportamento, oppure ti è data dal fatto da una particolare esperienza che le persone hanno. Cioè, ripeto che in questo caso noi siamo stati aiutati dal fatto che l'oggetto interessava poco il mercato politico, eccetera. Secondo, al fatto che noi fino a qualche anno fa avevamo una certa autorevolezza, era un ufficio urbanistico che aveva una propria autorevolezza professionale, culturale e così via, perché c'era una tradizione di lavoro, di legame con le periferie in modo particolare, eccetera, che ci dava autorevolezza. Questo non è che accade sempre, non è che c'è sempre. Oggi, per esempio, sarebbe diverso, perché quell'autorevolezza si è scemata. Com'è? Eh beh, tutto finisce, voglio dire, tutto finisce, insomma, le persone. Per cui, voglio dire, io penso che forse in Puglia ci può essere la maturità perché mi sembra che si sia imparato, lo dico dall'esterno, per quello che percepisco, a far vivere lo strumento, a capire che lo strumento della iniziativa dal basso, dell'associativa, eccetera, è uno strumento che può avere una ricchezza, utilità, eccetera. Bisogna imparare la cosa successiva, probabilmente, tutti noi dobbiamo impararla, che è quella di far acquisire autorevolezza e stabilità nel tempo a tutto questo, che non vuol dire impaludarsi, perdere. C'è una cosa, per esempio, che ha detto Aldino, spero che verrà oggi, molto intelligente. Aldino è il promotore di un comitato di quartiere in uno degli isolati delle case bianche, il quale mi ha detto una cosa molto intelligente. Ha detto: io sono stato più volte contattato da politici perché mi candidassi nelle elezioni o circoscrizionali o comunali, o che comunque entrassi nel gioco politico. Io ho sempre detto di no, perché se io il giorno stesso in cui, non perché sia una cattiva cosa diventare consigliere, eccetera, ma perché sono due mestieri diversi. Se io faccio il mestiere dell'organizzatore sociale, non posso fare contemporaneamente anche il mestiere dell'attore politico, del politician, cioè il politico di professione. O faccio l'uno o faccio l'altro, perdo la mia autorevolezza se faccio questo. La politica non è una cosa sporca necessariamente, però è giusto, soprattutto in questa fase, che ci sia una linea di confine fra la politica come tradizionalmente intesa e quest'altro tipo di politica nella quale bisogna crederci. Però se il giorno dopo approfitti del consenso che hai ottenuto per andarti a candidare al Consiglio Comunale, vuol dire che non ci credi. Vuol dire che non instilli nella testa delle persone il dubbio: ah, ma questo l'ha fatto solo per questa ragione qua. C'è una, questa sfera della politica, le due sfere politiche devono dialogare, è una mia opinione, non lo dico in modo, devono dialogare fra di loro, però devono anche essere autonome. Io non mi scandalizzo del fatto che l'assessore per ottenere un risultato faccia dei compromessi, perché è necessario nella vita fare dei compromessi. Però quello è un altro mestiere ed è diverso da quello mio, che voglio riuscire a creare una rete rappresentativa delle case bianche, per esempio, che è un altro mestiere completamente diverso. In questo senso credo che nel futuro processi di questo genere, di consultazione, di animazione sociale, di progettazione partecipata, di chiamatelo come volete, trovo che sia preferibile se riescono ad avere almeno la partnership. Ecco, se io dovessi ripartire oggi, convocherei prima tutta, in genere nei quartieri c'è a Napoli, non so qui, la consulta delle associazioni, eccetera. Facciamo che, in qualche modo almeno affianchi il progetto, perché ci vuole qualcuno che si faccia garante del suo carattere autonomo, anche rispetto al funzionario che vi lavora come funzionario comunale. In linea di tendenza sarebbe preferibile così. I manuali dicono che, su questo poi parlatene pure con Yolanda Romano e Marianella Sclavi. Loro hanno un'estrema fiducia, comunque è bello avere opinioni diverse, quindi
hanno l'estrema fiducia nel ruolo del professionista della partecipazione. Allora io francamente non ci riesco a credere molto, cioè io ci potrei pure campare facendo il professionista, cioè non è, però non ci credo molto, voglio dire, cioè non è una tecnica professionale. Certo, sapere le tecniche, le cose è molto utile, ma non è che una discussione è buona se c'è il tutor iscritto all'albo dei tutor di discussioni partecipate. No, sinceramente mi sembra, bisogna avere professionalità nel fare la cosa, allora è giusto, sono giuste occasioni di questo tipo in cui si scambiano esperienze, io ho fatto questo e mi è andata così, ma guarda che però se facevi quell'altra correzione poteva andare meglio. Questo sì, però dopodiché farla concepirla come una, come professionalizzarla e pensare che tutto dipende dal fatto che tu ti avvali del professionista giusto, francamente, anche se ti può aiutare, voglio dire, a Genova il processo di codecisione partecipata, c'era una certa variante alla linea delle autostrade che passa sopra Genova, non so se insomma c'è queste autostrade che passano sopra la città, eccetera, è stato, perché c'era bisogno, è stato accompagnato, seguito da Luigi Bobbio, che è figlio di Norberto Bobbio, ma comunque autorità in questo campo, eccetera, eccetera. Allora, una cosa è chiamare Luigi Bobbio a presiedere la conferenza nella quale i diversi punti di vista. Allora, ha senso chiamarlo perché è una persona che ha una propria autorevolezza, non è parte in causa, e questo è vero. Però da qui a dire che poi è la professione in quanto tale che garantisce della verità e dell'efficacia del processo, questo franca, personalmente no, non ci credo molto. Beh, io credo che un applauso, Francesco, come... Ci risiedo perché lo sento. Allora, adesso facciamo pausa e riprendiamo alle 15, va bene? Come riprendiamo? Da questa Aiutami, Francesco. Allora, nel pomeriggio vedremo di parlare di Case Bianche, Paolo VI. Case Bianche nel contesto delle questioni tarantine, provando ad avere una discussione a questo punto necessariamente più partecipata da parte delle persone che... Ok, ci saranno segni come per ora, come funziona, quando dura, quando segni, cosa diciamo a casa? Ah sì, perché quanto durerà questo lavoro del pomeriggio? Abbiamo detto dalle 15 alle... alle 19, massimo. Faremo ovviamente delle pause. Facendo delle pause. Va bene, ok.